Quella di stasera, amiche e amici di Sport Italia, non è mai una partita banale. Questo è il derby d'Alto Adige, è la gara che mette di fronte al Peramerano e Bressanone ed è valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallamano. È una partita importante per tradizione, per fascino, per storia. È la 64ª volta che queste due formazioni si affrontano nella storia della pallamano italiana, la 50ª nel campionato di Serie A1, ma non solo, è una partita importante per la classifica. Il Merano ha bisogno di fare punti, arriva dal pareggio contro Fasano di soli 4 giorni fa per la precisione, mercoledì 26-26. Il Bressanone ha vinto nell'ultimo turno stagionale contro Gaeta e vuole fare punti per risalire pian piano la classifica. E proprio da Bressanone partiamo. Gigi Darui, direttore sportivo della formazione altoatesina, che chiamerei al mio fianco per presentare la sfida. Buonasera Gigi, partita intanto mai banale, dicevamo, per tradizione, per fascino, soprattutto qui sul territorio. Questa non è mai una partita come tutte le altre. Beh, naturalmente il derby è il derby, non c'entra la posizione di classifica acquisita fino ad ora. Il derby è sempre una cosa molto sentita, qui in Alto Adige ne abbiamo 3 e quindi dobbiamo riscattare certamente quello che abbiamo fatto a Bressanone, perché abbiamo perso la partita in maniera un po' rocambolesca. Sappiamo le nostre pecche, però sappiamo anche adesso le nostre forze e cercheremo di vendere cara la pelle. Ecco, quei punti in casa persi contro Merano, qualche altro forse passo falso, come giudichi dopo 17 giornate, anzi 16 per voi, il campionato di Bressanone? Beh, certamente eravamo partiti con delle ambizioni, con le ambizioni di qualificarci per i playoff, e penso che ancora adesso la nostra squadra possa esprimere tantissimo. Chiaramente ci manca quel qualcosa, ma abbiamo visto anche che non è un campionato semplice, è un campionato bellissimo. Tutti pensavano che il girone nord fosse molto più forte di quello che era il girone sud, cosa che invece non è vera. Anche giocare con lo stesso Bologna, che ha appena 6 punti, è molto molto complicato. È un campionato all'insegna dello spettacolo. Ecco, tu che ne hai giocati tanti, visti tanti di campionati, come giudichi il livello di questo campionato? Ci voleva tornare al girone unico? Ma secondo il mio punto di vista, la pallamano che si gioca oggi è una pallamano molto molto fisica, e forse è per quello che ci manca abbiamo quel piccolo gap con il campo internazionale. Il gioco italiano dovrebbe essere un po' di più sulla fantasia, sul movimento e non sulla forza. Tante squadre rispecchiano quello che è il gioco europeo, tante squadre invece, vedi il Fondi, vedi il Gaeta, sono delle bellissime realtà, vedi il Cingoli, sono delle bellissime realtà e esprimono una pallamano molto molto bella. E, insomma, bisognerebbe fare un po' di più, però tutti insieme, per puntare a quello che è il campo internazionale. Ormai vincere solo il campionato italiano non ha più senso per noi, noi dobbiamo guardare l'Europa. Grazie. Le impressioni dunque di Gigi Darui, direttore sportivo della Bressanone che vuole riscattare, come diceva bene Darui, la sconfitta maturata al termine della gara del girone di andata. Milan Gagovic invece, tecnico del Merano, che ha vinto all'andata, che ha pareggiato pochi giorni fa contro Fasano, è in un buon momento al di là della sconfitta contro Bologna che aveva preceduto il pareggio contro Fasano. Intanto, come sta Merano? Sì, stiamo bene. Adesso oggi siamo senza Max Pratner, che è ammalato da tutto questo virus, però tutti quelli ragazzi altri sono pronti per entrare, perché quello non è una partita, quello è qualcosa fra di noi, fra di tifosi, fra di sponsor, fra di giocatori, società e tutto quanto. Perciò mi aspetto una bella partita come primo. E dopo alla fine sicuramente decidono piccole cose, una parata di più, di meno, un gol, un sbaglio, un tiro sbagliato da 6 metri, vediamo. Spero solo che alla fine riusciamo a vincere questa partita, perché dopo siamo anche più tranquilli, diciamo, per avanti, come anche per classifica, per tutto quello che è obiettivo di questo anno. Sì, anche perché il tuo Merano ha fatto belle cose quest'anno, ha vinto per esempio nella partita che abbiamo peraltro raccontato in diretta a Conversano, su un campo difficilissimo, ma ha anche avuto degli scivoloni importanti, per esempio quello contro Bologna. È una squadra un po' con ottime individualità, ottimo gioco a volte, ma anche un po' discontinua. Sì,
non voglio dire giovani più, però noi qua, quello che volevo anche io, quello come si fa anche da noi, fare una base di squadra di quei giocatori che sono qua. Dopo è facile fare, se vuoi qualcosa di più prendi quello che ti manca, però l'importante è giocare con i suoi giocatori, perché quello è una ottima cosa, anche budget, anche tutto quello per la società, perché se hai i suoi giocatori non ti servono neanche tanti sponsor quando entrano in difficoltà con soldi. Perciò noi questo anno potevamo fare qualcosina di più. Mi dispiace a me e anche ai ragazzi sicuramente, perché con 8 punti che abbiamo perso contro Colonia e Bologna, parliamo adesso da playoff, però non si può guardare adesso da dietro, guardiamo solo salvezza, dimostrare il nostro gioco sempre bene e niente. Vediamo, spero che vada tutto bene. Invece, guardando alla tua squadra in questo momento, è andato via Suonic praticamente alla fine dell'anno. Come si è integrato invece Pavlovic in questo organico? Ancora non bene, speriamo oggi un po' più meglio. Speriamo che sia la partita di Pavlovic allora per te. Sì, spero anche io. Dai. Grazie. L'atmosfera è calda qui al Palasport di Merano, le squadre sono naturalmente carichissime, pronte a scendere in campo, è il derby d'Alto Adige, l'abbiamo presentato nel migliore dei modi, abbiamo ascoltato le emozioni, adesso non resta che viverlo insieme qui su Sport Italia. Andiamo in pubblicità, lì nella regia a Milano, ma solo per un attimo, tra poco il fischio d'apertura del derby altoatesino, valido per la 17ª giornata del campionato di A1 maschile tra Alpera Merano e Bressanone. A tra poco. Thank you.
ritrovarsi per la 64esima volta, ma sempre come fosse la prima. Succede in amore, succede nello sport, succede più in generale quando un'occasione è realmente speciale, come nel caso di un derby, come nel caso questa sera di Alperia Merano Bressanone. Palasport di Merano, amiche e amici della Pallamano, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, un buon pomeriggio. 17esimo turno della regular season del campionato di Serie A1 maschile. Questa gara completerà il programma assieme a quella tra Acqua e Sapone, Junior Fasano e Cassano Magnago, che si sta disputando in questi istanti alla palestra Zizzi di Fasano. Vediamo subito quella che è, quello che è il quadro dei risultati delle partite giocate ieri, con l'aiuto della grafica che pregherei la regia di mandare in onda, per capire intanto quello che è accaduto ieri nelle 5 partite che si sono disputate nel campionato di Serie A1 maschile, con la vittoria esterna del Bolzano che ha battuto 21-19 il Gaeta. Successi larghi, netti per Conversano e Pressano contro Cingoli e Siena. Ha vinto Trieste in trasferta a Bologna, ha vinto anche il Cologne 28-22 contro il Fondi. Classifica del campionato per capire anche come si presentano Bressanone e Merano a questa sfida, perché il Merano soprattutto deve allontanarsi dalle zone calde della classifica. Lo vedete nella parte destra, nella colonna destra, con 12 punti. Dall'altra parte intanto Bolzano che continua a dominare la graduatoria, il Bressanone invece è lì nel mezzo e di punti al momento ne ha 14. Partita intanto, Gigi, ricca di fascino, e questo è chiaro, questo è evidente. Ma poi c'è la classifica. Quanta energia c'è su questi spalti, quanta energia c'è in questo palazzetto. È una partita che indubbiamente condiziona e può condizionare gli umori di un intero girone, che sia esso d'andata o di ritorno. È una partita speciale, non è solo un derby, è sentitissimo. E anche in questo caso la classifica aumenta il valore sostanziale di questo match. La regia coordinata da Francesco Egido ci ha dato intanto uno spaccato di quello che sta accadendo sugli spalti, ovviamente gremiti qui al Palasport di Bressanone. Questa è una partita sempre sentitissima, la numero 64 nella storia del campionato di Serie A1 maschile. È una partita importante per entrambe le squadre. Vediamo le formazioni, andiamo a dare un'occhiata alle squadre, partendo dalla compagine di casa dell'Alperia Merano, allenata da Milian Gagovic, che abbiamo ascoltato nel corso del pregara. Raffl e Martinati, la coppia di portieri, poi Hannes Gufler, Filip Trojerov, Ratko Starcevic, Thomas Branch, Dusan Glisic, Andreas Lukas e Laurin Striker, Darko Pavlovic, Edoardo Dalmedico, Fabian Rottesteiner, Dragan Slepcevic, Davide Campestrini e Alex Freund. Assenza pesante quella di Max Prantner, l'ala destra della nazionale Under 19 e pedina fondamentale nell'organico di coach Gagovic. Eh sì, è una pedina fondamentale, che io però sono convinto che questo Merano riuscirà con l'entusiasmo e con la grinta a supplire anche l'assenza importante di un finalizzatore come Prantner. Vediamo anche la formazione di Bressanone mentre le squadre stanno per scendere in campo. Fattner e Vierer, la coppia di portieri a disposizione del tecnico austriaco. Kramer, Nenadic, Crespo, Castro, Dorfman, Wieland, Rossignoli, Brugger, Ranalter, Basic, Mulogger, Puntaier, Matteo Tedesco, il nuovo arrivo, Lucas Schatzer e Felix Sader. Questa la formazione a disposizione del tecnico austriaco Kramer. Direttore di gara, la coppia formata dalle signore Rosca e Merisi, è tutto pronto per il fischio d'apertura di questo derby altoatesino che mette di fronte Alperia Merano e Bressanone, con Bressanone, Gigi, che vorrà certamente rifarsi. Perdere questa partita non significa solo perdere due punti, e all'andata Bressanone ha perso in casa. Eh sì, Matteo, questa non è una partita per deboli di cuore, questa non è una partita per femminucce, è una partita vera, una partita maschia, dove vedremo sportellate in campo, perché sono due squadre estremamente fisiche, estremamente maschie, che entrambe vogliono e hanno un solo diktat, quello di vincere. È iniziata la gara, attacca da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia verde il Bressanone, si difende in maglia bianca invece l'Alperia Merano. Primo tentativo subito da parte di Andrea Basic, murato dalla difesa, un tiro più per testare la difesa e l'attenzione, perché quello non è un tiro nelle corde di Basic. Soprattutto è, come dire, fuori ruolo, perché Basic è in un'insolita posizione di centrale, addirittura un tiro da terzino sinistro, quando lui è un pivot puro. Questa è una novità tattica abbastanza interessante proposta
da Rene Kramer. Particolare vedere Basic in posizione di centrale dall'inizio, è certamente uno dei giocatori tecnicamente più dotati di questo Merano, ma non è, come dicevi tu, un centrale. Vedremo se poi lo schiererà come pivot, e infatti due pivot in questo momento per portare al tiro Crespo, che con un po' di fortuna riesce a battere Raffler e a segnare la prima rete della partita. Sì, Raffler era già a terra quando è partito questo tiro e purtroppo il muro l'ha deviato in maniera beffarda, trafiggendo un incolpevole Raffler. Si gioca con il primo attacco della partita adesso per la formazione del Merano, che lo ricordiamo arriva dal pareggio di mercoledì scorso 26-26 qui in casa peraltro contro i campioni d'Italia dell'Acqua e Sapone Junior Fasano, un pareggio maturato proprio nei secondi finali con il pareggio da parte di Stricker. Hannes Guffler intanto da posizione di ala sinistra, pallonetto sopra alle mani di Fafner. Difesa molto alta che ha permesso un facile scalare con un'ottima circolazione di palla che Guffler ha trasformato con un delizioso pallonetto che ha galleggiato nell'aria accomodandosi nella rete difesa da Fafner. Botta in risposta in questa prima fase di studio della partita, se ne sono andati i primi due minuti qui alla Palasport di Merano. Attacca il Bressanone, ospite con il giro di palla Crespo, il cambio di posizione tra Basic e lo stesso Crespo. Basic sempre sulla linea dei terzini, Nenadic le finte di Basic che va dentro e riesce a segnare con la nonchalance di un terzino sinistro. Sì, non è stato leggiadro in questo movimento, comunque è riuscito a tirare in una posizione che a lui è congeniale, sui 6 metri in caduta, anche se verso l'esterno, comunque è riuscito con il controllo del braccio a mirare sul palo più lontano. Inquadratura per Andrea Basic, un ex di questa partita. A Merano hanno anche un po' il dente avvelenato per la sua partenza proprio ai rivali di Bressanone, giocatore che vanta anche una lunga militanza nelle fila dell'Ambra e del Carpi, dunque è una vecchia conoscenza del campionato italiano, peraltro proprio con te, Pierluigi. Anche mia, sì, per ben due volte, sia con l'Ambra che con il Carpi. Intanto era arrivato il tiro di Pavlovic, l'ultimo arrivato nelle fila del Merano, conclusione però abbastanza centrale, non ha avuto problemi Fafner. Sempre 2-1 il punteggio in favore di Bressanone, per ora a dividere le due squadre il gol di Andrea Basic. Giro di palla con Basic al centro, poi Nenadic che riceve a sinistra c'è Crespo, il movimento centrale di Nenadic, poi le finte da parte di Crespo che prova ad alzare il ritmo, la palla a sinistra dove c'era Ranalter, passaggio però non preciso e allora bisognerà ripartire dai 9 metri perché comunque c'è stato un fallo. Provvidenziale questo fischio arbitrale che ha permesso al Bressanone di non perdere questo pallone che altrimenti era uscito fuori dal terreno di gioco. Cambio di posizione, attenzione al tiro di Nenadic che la mette sul palo lontano, è partita meglio Bressanone, Merano un po' contratto. Sì, Nenadic un missile dai 10 metri sul palo lungo, non ha avuto per la verità una grossa interferenza da parte del muro, è riuscita a spiazzare Raffel che deve ancora prendere le misure nei confronti dei tiratori di Bressanone. Ha toccato più di un pallone senza però riuscire mai ad opporsi in maniera efficace Raffle, giocatore assieme a Fafner peraltro, i due portieri di entrambe le squadre, giocatori di grande esperienza che di queste partite ne hanno giocate più di qualcuna. Entrambi sono portieri molto umorali che possono fare la differenza, ma se imbroccano comunque la partita sin dall'inizio in modo positivo. Starcevic ha provato sotto contatto solo con il polso a lasciar partire il pallone all'indirizzo di Stricker. Fallo comunque di Nenadic, si ripartirà dopo un cartellino giallo e l'attacco per Merano con Pavlovic. Munizione che era stata per Maximilian Brugger che difende, blocco irregolare e cambio di possesso, il lancio per Castro che può andarsene in contropiede, ha parato Raffle. Quanto fa morale questa parata, perché Castro ha tirato a botta sicura, era un gol praticamente fatto e lui ha allungato la gamba, è lì che ha impattato il pallone, sicuramente ne gioverà il suo morale, la sua energia positiva. Pavlovic a sinistra, c'è Stricker, cambio di posizione tra Starcevic e Stricker, ma intanto sulla linea dei 6 metri le attenzioni nei confronti di Andreas Stricker sono un po' eccessive, allora c'è un richiamo verbale. Lo dicevamo sin dall'inizio, sapevamo che soprattutto sulla linea dei 6 metri sarebbero volati, non dico colpi proibiti, ma sicuramente dei colpi molto estremamente maschi, quindi
si lotta per il pallone, Brugger che si avventa come un falco e la recupera. Difesa estremamente aggressiva nonostante una 6-0 ma molto alta, che infastidisce la circolazione di palla non impeccabile del Merano. Cincischiano un po' e perdono il pallone sulla linea dei 10 metri. La palla a destra dove c'è Nenadic, a sinistra c'è Crespo che riceve sulla linea sempre Brugger. Basic, palla larga, rischia di perdere il pallone Bressanone, poi Nenadic che però si intestardisce con una conclusione evitabile addosso al difensore, palla sull'esterno della rete. Il rovesciamento dall'altra parte, ha perso palla però Brugger, l'ha riconquistata, può andarsene in contropiede a duellare in uno contro uno, il tiro brutta elevazione, brutta conclusione, bravo Raff, ma Brugger ci ha messo del suo. Però. Poteva fare di meglio il Bressanone con questi due tiri facili, prima con Castro, anche lui ha avuto grosse difficoltà al tiro perché ha tirato immediatamente il tiro più semplice senza guardare probabilmente il portiere, stesso destino, il secondo contropiede è tanto morale fa per Raffel quanto invece in negativo lo fa per gli attaccanti del Bressanone. Tu chiaramente da portiere sei sempre dalla parte dei portieri, ti eri principalmente esaltato per la parata di Raffel. Solidarietà tra colleghi. Esatto. Le finte, la palla larga, attenzione alla conclusione cercata da Rottensteiner che fa le veci questa sera di Prantler, bella parata anche questa di Fafner. Nenadic prova a fare tutto da solo, si butta però nella mischia, nelle maglie della difesa di Merano. Guffler tiene distanti i giocatori avversari e allora bisogna ricominciare con ordine, tutti riposizionati, tutti al proprio posto. Nenadic anche questa volta un po', come dire, ha rallentato la manovra anche prima nel passaggio precedente di Basic, terzino poteva fare meglio, aveva più spazio, poteva puntare l'uno contro uno e invece, come dire, un po' macchinoso, ancora deve entrare nel ritmo gara. Taglio di Basic come doppio pivot, le finte cercate, la palla dentro per Basic che fa quello che gli riesce meglio e ottiene un tiro dai 7 metri per una difesa in area da parte di Starcevic, palla raccolta con una mano, ecco questo tecnicamente, è Basic. Tecnicamente perfetta questa azione, palla con una mano, controllo del difensore, riesce a girarsi e il difensore trascinandosi tra l'altro il difensore in area, che chiaramente automaticamente tiro dai 7 metri. Entra Stefano Martinati dalla linea. Andrà l'italo-argentino Castro, Martinati proverà ad opporsi su questa conclusione del mancino al rientro dopo l'infortunio, aveva saltato la precedente gara contro Gaeta, vittoria 31-29 da parte di Bressanone in casa, attenzione al tiro di Castro che la piazza sotto la gamba di Martinati. Questa volta è stato bravo Castro perché ha aspettato il movimento di Martinato, ha alzato la gamba e lui è riuscito ad abbassare la traiettoria di tiro e trafiggerlo sotto il tallone. E questo è quello che deve fare un'ala esperta come lui e che ha un ottimo controllo del tiro. E il punteggio è di 4-1 Bressanone, 8 e mezzo trascorsi qui a Merano, giro di palla per Merano che però sta faticando terribilmente nella fase d'attacco. Starcevic, Stryker che deve risalire, si lotta sulla linea dove c'è Pavlovic assieme a Stryker, la conclusione di Ratko Starcevic. Questo è un missile incredibile, è un missile siderale che ha fatto partire Starcevic. Chiaramente toglie lui le castagne dal fuoco quando il Merano ha grossa difficoltà nella circolazione di palla. Con un bazooka così al posto del braccio si possono risolvere molti problemi. Autentica sassata quella scagliata da Ratko Starcevic che toglie dai guai Merano che stava facendo estrema fatica nella fase offensiva nel trovare la rete. Attenzione a Basic che ancora una volta partendo dalla linea dei 9 metri con una finta di tiro inganna la difesa avversaria, trova spazio sulla linea dei 6 metri, inizio più che positivo quello di Basic. Eh sì, è stato un autentico trascinatore, carica anche i suoi compagni, nonostante abbia avuto questo inizio fuori posizione, poi ha girato un po' tutto, sia le posizioni di terzino, poi da pivot, ma fa gioco e non dà punti di riferimento ad un Merano che sta soffrendo il suo impiego. Castro che appoggia il pallone. Giustezza. Va a realizzare rete del 5-2, deliziosa la soluzione adottata da Mariano Castro dalla linea dei 7 metri, ingannato Raffle. Non aveva ancora effettuato un tiro così morbido, questa girella, quindi facendo cambiare la traiettoria dopo l'impatto della palla con il terreno, imprimendo la rotazione con il polso al pallone, e quindi è stato sorpreso Raffle che probabilmente si aspettava un tiro di potenza. Pavlovic, le finte cercate da Starcevic in scavalcamento, lo ferma Nenadic che fa un gran lavoro lì nel mezzo,
fino ad ora più efficace nella fase difensiva che in attacco, il croato in forza al Bressanone. Starcevic a sinistra, poi Pavlovic che gestisce il pallone, prova a sfondare nel mezzo, sta ancora facendo fatica però a entrare nei meccanismi di gioco. È arrivato a gennaio Darko Pavlovic, giocatore che aveva fatto molto bene con la maglia del Malo del campionato di Serie A1 nella sua versione a tre gironi. Gagovic, il tecnico del Merano, però nel prepartita ha parlato della necessità di integrarsi ancora all'interno del 7 meranese. Pavlovic che non riesce a fare, a dare questo cambio di ritmo alla sua manovra, usa sempre la stessa velocità diventando così prevedibile. C'è la segnalazione di passivo, deve fare tutto da solo Starcevic, lo fa anche in maniera un po' confusionaria, ma comunque trae qualcosa di buono da questa azione, perché c'è una due minuti nelle fila della Bressanone all'indirizzo di Maximilian Brugger, che dunque deve accomodarsi in panchina. Faceva coppia lì nel mezzo con sì. Nenadic. Ora superiorità numerica alla prima della partita per Merano. Un ingresso scomposto quello di Brugger, che è una spinta laterale che gli è costata ovviamente la sanzione di due minuti. E allora Stryker va in elevazione, lo scarico per Pavlovic che ha spazio per andare dentro, e stavolta dalla linea dei 6 metri non può sbagliare. È imbeccato da Stryker, fa tutto lui. Pavlovic non deve fare altro che seguire la traiettoria e questo attacco di Stryker, che se ne tira due a lui di difensori. Scalare è un'autostrada davanti, è senza grossa difficoltà. Deposita la palla in rete. Stryker che per ora sta giocando una partita molto ordinata, soprattutto per i compagni. Lui che ha segnato tanto quest'anno, nella partita di andata aveva davvero utilizzato la porta di Bressanone come bersaglio. Ora la porta di Bressanone peraltro è vuota, perché stanno giocando con l'extra player gli uomini di Kramer per ovviare alla situazione di inferiorità numerica dettata dai due minuti all'indirizzo di Brugger di poco fa. E allora il tentativo di Nenadic dai 9 metri, a segno, rete. Ottimo questo tiro di Nenadic, scaglia con tutta la potenza questo suo mancino, gira all'ultimo momento probabilmente il tiro con il polso, gira il pallone con il polso, ingannando anche Raffel che rimane praticamente congelato in porta, non riesce ad intervenire. Palla che si infila sul palo lungo. Ancora 29 secondi di superiorità numerica per Merano, che però la gestisce malissimo con il pallone recuperato proprio da Bressanone. Brutto possesso questo di Merano. Eh sì, Pavlovic è stato punito questo intervento probabilmente con un fallo di doppia, ma era oggettivamente scomposto il tentativo di recuperare questo pallone, non da manuale. Intanto Bressanone tornerà tra un attimo a giocare in 7 contro 7. Fattner infatti è pronto a rientrare, riprende posto tra i pali e ora Castro si prende la conclusione, la palla poi dentro, ma è brutto il passaggio per Crespo, poco preciso il pallone destinato al giocatore spagnolo ex Trieste. Allora dall'altra parte la gioca ancora peggio il Merano con questa brutta conclusione da parte di Branch, che ha tirato completamente fuori misura. Branch che non ci credeva, ha superato la linea di centrocampo, probabilmente voleva trovare gloria personale in questa fase di accelerazione, d'attacco, in questa seconda fase. Ha chiesto troppo probabilmente al suo tiro, non aveva un ottimo controllo della palla, non è riuscito a chiudere il tiro. Tanto Sader che ora è entrato in posizione di centrale con Basic che è tornato invece sulla linea dei 6 metri, aveva tentato un passaggio proprio sul suo pivot il centrale di Bressanone. Le finte di Castro che si coordina ottimamente, gran gesto tecnico quello di Crespo, rete. Incredibile controllo del corpo, addirittura una spinta laterale ha facilitato questo movimento di questa finta che ha ingannato tutta la difesa, ne fa fuori 3 e si ritrova nonostante in precario equilibrio ma con un ottimo controllo del corpo a lasciare il braccio largo e alto e ad inquadrare la porta e ad indirizzare il pallone sul palo lungo, il palo più difficile tra l'altro. Prima di questa partita 94 reti in campionato per Sergio Diego Crespo nella top 5
dei marcatori del campionato di A1 maschile. Eccolo in possesso di palla, Crespo va in elevazione, la palla per Castro, non è precisissimo il passaggio, Castro in qualche modo riesce a giocarla, poi la conclusione da parte di Andrea Basic da un missile all'altro. Eh sì, questo è veramente un missile terra-aria, perché rialza con il polso, un'esecuzione incredibile. È un tiro che è nelle sue corde, l'abbiamo visto più volte effettuare questo tiro, non sempre va a buon fine perché chiaramente ha un altissimo quoziente di difficoltà, ma quando entra è assolutamente spettacolare. Time out chiamato da Milan Gagovic, ascoltiamo. Facciamo uno destro a puntaglio di Cazzino. Va bene, Marco centrale. E io qua. Sì, oh. Sì, tu vieni qua. Tu a destra, uno destro e dopo vai dare. Vieni qua, draga ne mai di là, Marco. Difesa, draga ne secondo, braccio, destro. E dai, andiamo un po' a derrotare. La bolgia della palestra di Merano ha praticamente impedito di ascoltare il time out di mister Gagovic. C'erano tutti i tifosi meranesi, tre quarti dell'impianto è occupato da loro, chiaramente tifosi di casa, che cercavano di osannare, di riportare coraggio alla squadra di casa, mentre chiaramente i tifosi brissinesi hanno dato tutto quello che avevano per fare da contraltare e per ringraziare di questo ottimo inizio la propria squadra. E intanto se n'è andato il primo quarto d'ora, Gagovic ha voluto parlarci su per organizzare questa fase d'attacco, questo possesso della sua squadra che è sotto 8-3, che sta faticando nella fase soprattutto d'attacco, perché 8 reti dopo 15 minuti ci possono stare, non però le sole 3 segnate. Eh sì, complice anche un'ottima difesa del Bressanone. La palla larga, attenzione a Rottensteiner che ha spazio e para Fattner che si abbassa, e Rottensteiner aveva un ottimo angolo, ma è stato bravissimo Fattner a non farsi ingannare, a rimanere in piedi fino alla fine e a guardare il pallone, a seguire il braccio e quindi ad impattare il pallone con una semi spaccata sul palo lungo. Non si parla degli assenti chiaramente, anche se a Gagovic avere Prantler da quella parte del campo avrebbe fatto molto comodo. Eh sì, con il senno di poi chiaramente è tutto più facile, però è stata comunque un'ottima parata di fatto. Conclusione che finisce alta, quella di Crespo, quadratura anche per il pubblico di Bressanone, sempre molto appassionato e competente come del resto quello del Merano, ma siamo in una terra che respira quotidianamente pallamano. Qui in Alto Adige c'è stato un cartellino giallo intanto con Sliepcevic che è pronto a far ripartire l'azione dalla linea dei 9 metri. La munizione è stata all'indirizzo di Dorfman che è entrato come specialista difensivo e ci sarà gioco fermo al momento. Due minuti chiesti per... direttamente dal commissario, esatto, dal tavolo. Due minuti per Crespo. Il tavolo ha corretto la direzione della coppia arbitrale. Dunque arbitrale. Era Crespo il giocatore a cui era stato indirizzato il cartellino giallo, ma era già stato ammonito in precedenza, dunque corretto. Certo. Procedere con la sospensione temporanea. Attacco con Stricker, Pavlovic, superiorità numerica per la formazione del Merano. Lo scarico ancora a Rottensteiner che ha una nuova chance, sbaglia anche questa però, nuovamente ipnotizzato da Fattner. Eh sì, non riesce a guardare probabilmente il portiere, il tiro più classico è il tiro che il portiere probabilmente si aspetta. Fattener fa buona guardia, addirittura questa volta si abbassa quasi con la spalla sul palo lungo. 1:20 da giocare con la inferiorità numerica per Bressanone che però sta facendo benissimo fino ad ora, 8-3 il punteggio. 5-1 per Merano. Continua il momento di difficoltà proprio di Merano che vuole in qualche modo provare a recuperare questo pallone extra player per Bressanone. Avevano cercato di anticipare il passaggio sul pivot i difensori del Merano. La palla è tornata nelle mani di Bressanone, il sottomano cercato da Sader, ha parato Raffle, vediamo se c'è spazio per ripartire. No, perché comunque Bressanone ripiega molto bene, riesce a chiudere.
Pressalone ha ripiegato molto bene e soprattutto ha, ha bloccato anche questa manovra d'attacco, questo, questo ripiegamento difensivo, grazie anche all'utilizzo di un fallo che ha rallentato tutta la, la manovra d'attacco della formazione di Merano. 28 secondi con l'uomo in più, ci prova Starcevic, il tiro di Pavlovic che fa quello per cui è arrivato qui, ovvero tirare dai 9 metri, lo fa bene, buona conclusione, spiazzato Fattner. Sta prendendo coraggio, questo è il suo lavoro, quello di buttare la palla in porta, soprattutto con questi tiri da terzino puro, si accentra, stacca, aveva un ottimo ritmo di tiro, tutto questo lo facilita. È entrato Wieland in posizione di terzino sinistro, eccolo ricevere il pallone nelle fila di Bressanone che intanto ha ripreso a giocare in 7 contro 7, bruttissimo passaggio quello di Wieland, palla nuovamente nelle mani di Merano, fa tutto da solo Stricker che però che non si accorge di, esatto, di avere la porta vuota perché Fartner ancora non era riuscito a riguadagnare la posizione tra i pali, quindi avrebbe potuto comodamente appoggiare la palla in rete, ma a testa bassa si fa fatica. Non ha visto né la porta vuota né i compagni che erano liberi sul lato destro del campo, si è chiuso in un vicolo cieco che ha portato il Bressanone a riposizionarsi in difesa e a dunque a costringere nuovamente Merano ad attaccare in, sulla difesa schierata avversaria, anche se c'è stato un altro due minuti all'indirizzo di Felix Sader e dunque eccolo inquadrato prontamente dalla nostra regia e dunque superiorità numerica ancora mal gestita da Merano. Eh sì, continua a gestire male, con fretta, con sufficienza questa superiorità numerica che, come sappiamo, nella pallamano deve essere capitalizzata. È un'occasione d'oro attaccare in superiorità numerica, quindi c'è la possibilità, se si attacca bene, di andare ad un tiro, quantomeno costruire un tiro facile. E il calcolo è semplice: se in 19 minuti, quasi 20, hai giocato 6 minuti in superiorità numerica con sole 4 reti segnate, qualcosa non va. E arriva il gol di Nenadic, terza rete della sua partita, rivediamo nel replay, ha trovato lo spazio per la conclusione, ha battuto ancora una volta Raffl per il 9-4 che permette ancora a Bressanone di avere in mano il comando emozionale della partita. Eh sì, questa volta è stato superato Gufler che non ha fatto buona guardia nella posizione di centravanti. Nenadic ringrazia, porta a quota 3 il bottino delle sue reti personali e intanto ottima la parata di, del solito Fattner che fa buona guardia su un tiro classico di Starcevic che solitamente da lì non sbaglia, ma a metà altezza palo lungo, sicuramente il portiere ringrazia. Infatti Fattner era lì, ha appostato conclusione un po' telefonata quella di Starcevic in questa occasione. Siamo al 20esimo e Bressanone avanti, 9-4. Basic, le finte di Nenadic, ancora Basic che però deve tornare sui suoi passi perché non c'è spazio. C'è Castro completamente solo lì nell'angolo che chiama il pallone, non se ne avvedono però i compagni e allora bisognerà ripartire dalla linea dei 9 metri. Nenadic, Castro è chiuso però questa volta da Stricker e allora fa tutto da solo Nenadic che approfitta di una difesa tutt'altro che attenta. Rete del 10-4, Bressanone in doppia cifra al 21esimo. Estremamente morbida la difesa di Starcevic, Nenadic addirittura si può permettere il lusso di attaccare con le spalle all'ala, sbagliato come posizione di partenza, ma chiaramente probabilmente aveva visto uno spazio che poi è andato a sfruttare in scavalcamento tra primo e secondo ai danni soprattutto di uno Starcevic probabilmente colpevole di troppa sufficienza in quell'azione difensiva. Errore al tiro da parte di Darko Pavlovic intanto mentre si lottava sulla linea dei 6 metri con Slepcevic che era terminato a terra sul parquet della Palasport di Merano che continua comunque in maniera incessante a sostenere, a sospingere i giocatori di casa, i Diavoli Neri. Questa però è la parte brissinese che ovviamente gioisce per quanto mostrato dalla formazione in maglia verde fino ad ora. 10-4 il risultato, andiamo verso lo scoccare del 22esimo minuto, prova ad andarsene Crespo, lo scarico per Ranalter non è preciso ma comunque tutto è avvenuto sotto fallo, sospensione temporanea per Hannes Gufler che sta facendo, sta avendo difficoltà in posizione di centravanti, sta rincorrendo giocatori un po' da una parte all'altra, questa volta ha avuto la peggio, deve accomodarsi in panchina. Superiorità numerica per Bressanone. Sì, adesso vediamo il Bressanone invece come gestirà, sicuramente con uno stato d'animo, con uno stato d'animo diverso perché ha il pallino del gioco in mano almeno fino a questo momento e quindi ha un ulteriore vantaggio, quello dell'extra player, anzi della superiorità numerica. La palla per Castro che in scavalcamento supera l'avversario, poi la conclusione che finisce sul palo, non era nella miglior posizione con il corpo per prendersi quel tiro.
anzi ha già fatto tanto per come era arrivato alla conclusione. Ma sicuramente una scelta infelice, sei in superiorità numerica, sei andato a tirare da fermo dall'angolo morto, chiaramente con una, senza nessun tipo di rincorsa, assolutamente non sottopassivo, quindi scelta da errore blu. 10-4 il risultato, è entrato Troierhofer in posizione di ala perché il Merano gioca con l'extra player per ovviare, come anche fatto dal Bressanone in precedenza, alla situazione di inferiorità numerica che tiene fuori dal campo Hannes Guffler. Stricker, Rottensteiner che riceve a destra, poi ancora Stricker, Pavlovic che ora agisce da centrale, Starcevic, cambio di posizione, Stricker va a sinistra, Starcevic, il palleggio da parte di Stricker con un incrocio, palla lasciata a Pavlovic, dentro per Sljepčević che si gira e me la mette dentro. Ottima questa visione di gioco anche di Pavlovic, che si esibisce in un passaggio alto al pivot non particolarmente indicato, ma se fatto con il tempo giusto comunque manda fuori causa la difesa, il pivot riceve ad una mano, si gira e tira da posizione assolutamente invidiabile. Ha segnato Sljepčević, pivot classe 94 di origini bosniache, è riuscito a trasformare prima rete della sua partita. Ranalter invitato ottimamente al tiro, gran passaggio di Crespo e poi Ranalter, pristinese Doc che va a prendersi gli applausi del pubblico, non sbaglia. Sì, alza il pugno sotto la curva, si prende gli applausi dei suoi supporter, oggettivamente ha fatto un tiro tecnicamente impeccabile. Ha appoggiato il pallone accanto al braccio di Raffl che ora ha lasciato il campo perché ancora con un giocatore in più il Bressanone, anzi no, in questo istante Raffl è rientrato perché Merano ha superato il passaggio con i due minuti sulle spalle. Starcevic deve ricoordinarsi, Stricker a sinistra, c'è Pavlovic che però gioca nel lato di campo a lui non congeniale, ci prova Stricker, conclusione pretenziosa e palla che finisce all'aria. Pretenziosa, nonostante avesse due mani addosso, però gli arbitri non giudicano particolarmente irregolare questo intervento della difesa. Quindi tutto da rifare per il Merano, che spreca questa azione d'attacco. 11-5 il risultato, siamo quasi al 25esimo. Ma non lasciatevi ingannare perché questo è un derby e può succedere di tutto. Sader, c'è il taglio di Castro come doppio pivot, Nenadic che va in elevazione, poi la palla lasciata a Sader, aveva accennato soltanto all'elevazione, Nenadic poi grandissima lettura del croato che trova Andrea Basic sulla linea. Eh sì, due connazionali si intendono alla perfezione, Basic da lì praticamente infallibile, deposita la palla in rete, in posa plastica. Per i fotografi. Esatto. 12-5, il risultato è Bressanone che è sempre al volante di questo derby, lo guida fino all'inizio. Pavlovic, tentativo di reazione da parte di Merano, fallo di Starcevic su una difesa comunque concentratissima, bisogna dirlo, di Bressanone. Eh sì, non stanno lasciando niente al caso, anche sull'uno contro uno non lasciano passare nessuno, ottimi anche in fase di raddoppio. E infatti il Merano sta facendo una fatica infinita a trovare lo spazio per andare al tiro, probabilmente stanno pagando anche le energie spese mercoledì in casa contro Fasano. Pavlovic, Branch, poi ha giocato da Poccio Sljepčević, fallo ancora su Starcevic. Passivo. C'è il braccio alzato. Segnalazione di passivo, vediamo chi si prende il tiro, l'indiziato principale è Ratko Starcevic che però la lascia con un incrocio a Pavlovic, doppia e cambio di possesso, ha giocherellato in maniera irregolare con il pallone nel tentativo di controllarlo Pavlovic, un po' goffo. È un po' goffo Pavlovic, ma anche un po' timido Starcevic, che solitamente non è solito regalare queste possibilità di tiro, ma molto cinico, soprattutto da quella posizione con quel braccio lì, e invece lo vediamo un po' appannato, soprattutto in fase di tiro, anzi di scelta di tiro. Classe 94 su di lui, senza altro gli occhi del direttore tecnico Riccardo Trillini in chiave qualificazione ai campionati europei. Ricordiamo il doppio appuntamento ad aprile dell'Italia, ma intanto c'è il contropiede da parte di Merano con Hannes Guffler che va a segnare per il 12-6. Il Merano accorcia al 27esimo.
Vediamo se riesce ad accorciare ulteriormente. Questo è un contropiede che sicuramente ridà un po' di morale al Merano, ne ha bisogno. Ancora da vivere 2 minuti e 30 in apnea. C'è il pallone riconquistato, attenzione alla ripartenza adesso da parte di Slepčević. Secondo pallone recuperato dal Merano, prova Pavlovic che però viene fermato da Crespo, 9 metri. Crespo arcigno in questa posizione di secondo e non lascia passare nessuno, aggressivissimo. Ancora Pavlovic si alza, sale estremamente sui 15 metri a difendere. Il baricentro della difesa e Slepčević deve tentare una conclusione verso la porta di Fafner senza ragionarci troppo, e poteva fare sicuramente meglio ancora una volta Merano. Time out, lo ha chiamato René Kramer sulla panchina del Bressanone, a lui la parola. Principalmente in tedesco il time out di René Kramer, e fino al tedesco Gigi non siamo ancora arrivati, dunque dobbiamo interpretare un po' quello che è stato il time out del tecnico austriaco, allenatore del Bressanone. A 2 dalla fine del primo tempo, non aveva ancora speso il suo minuto di interruzione, vuole chiaramente organizzare e gestire al meglio questo finale di tempo per non dare chance di rientrare in partita al Merano e per andare negli spogliatoi con la mente lucida e serena. Sicuramente sul tedesco ci stiamo attrezzando, ancora non siamo pronti. Ha detto però più volte la parola ok e fino a lì ci arriviamo. Quella l'abbiamo portata a casa. L'abbiamo portata a casa, quindi probabilmente soddisfatto, sta cercando di mantenere alta la concentrazione dei suoi. Vediamo come chiuderà la prima frazione di gioco. Sader, c'è il cambio di posizione, si muove centralmente Crespo che ha ricevuto la Nenadic, poi nuovamente Nenadic, il tiro murato, la palla riconquistata dal Merano che può andarsene in contropiede. C'è Branch che gestisce il possesso, ma lui si intestardisce, la conclusione di Branch, tiro dai 7 metri per il fallo di Castro. Eh sì, sacrosanto questo tiro da 7 metri, anzi è stato probabilmente graziato Castro, perché potevano esserci quasi gli estremi per l'espulsione momentanea di 2 minuti, perché ha toccato, mi è parso che lui abbia toccato il braccio dell'attaccante in fase di tiro, oramai lanciato verso la porta. C'è un cambio tra i pali, entra Alex Vierer che ha sostituito per l'evenienza di questo tiro dai 7 metri Fafner, dalla linea va Stryker. Il tiro è Paravirer che chiude le gambe all'ultimo dopo aver invitato a quel tipo di tiro Stryker. Eh sì, si fa vedere in vita a fare il tiro tra le gambe e poi alla fine chiude con un timing straordinario e nega la gioia del gol. Ancora pallone in mano al Merano però. Rottensteiner, la ribattuta dopo il tiro dai 7 metri ha favorito i Diavoli Neri che possono andare alla conclusione. Ha toccato Birer ma in qualche modo è riuscito a segnare Guffler, e c'è anche un 2 minuti per Crespo proprio nel finale di tempo che Kramer voleva evitare. Quanta fatica per il Merano arriva a trovare la via del gol, però in questo caso raccoglie il massimo di quello possibile, perché riesce in maniera rocambolesca a trovare il pallone Guffler che si trova solo praticamente sui 6 metri, nonostante in precedenza avessero fallito l'azione dai 7 metri, tiro dai 7 metri, e arrivano anche i 2 minuti. Quarta sospensione temporanea della partita per il Bressanone, 12-7 in favore degli ospiti, il punteggio, ultimi 23 secondi da giocare prima di andare all'intervallo. Cambio di posizione tra Sader e Crespo che si muove centralmente, anzi si tratta di Wieland, eccolo gestire questo pallone, Wieland, poi Nenadic, ancora Wieland, nuovamente Nenadic, cambio di possesso, c'è tempo per un ultimo contropiede da parte del Merano, si è riposizionata intanto Bressanone, 4 secondi, vediamo che si prende il tiro, la palla dentro per Slepčević che prova la conclusione, si continua a giocare, non c'è fallo e
finisce così il primo tempo, 12-7 con Merano che lamenta. Però tutti si lamentano, sia il Merano infatti, che il Bressanone. Sì. C'è chi voleva sfondamento, c'è chi voleva rigore addirittura due minuti, quindi insomma. Si va così negli spogliatoi sul 12-7 con il Bressanone avanti, Bressanone che ha comunque meritato per quanto offerto nella fase d'attacco con grande lucidità, ma soprattutto con una difesa estremamente concentrata e un ottimo Fattner in porta. Tutto è girato nel verso giusto al Bressanone, che si è presentato con una concentrazione e una maturità degna del suo roster, del blasone che ha, mentre il Merano sta annaspando, ripeto, probabilmente complici anche le energie spese nella partita precedente, importante pareggio in casa contro il Fasano, e sicuramente è sembrato un po' più impastato e più in difficoltà sia nella copertura difensiva che nella manovra d'attacco il Merano. Ora ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta qui da Merano per il secondo tempo del derby d'Alto Adige. Avanti Bressanone 12-7, a tra poco. Prova.
Intervallo del derby altoatesino tra il Peria Merano e Bressanone, con gli ospiti avanti 12-7 al termine dei primi 30 minuti di partita in questa gara valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano, con Jürgen Prantner, vice allenatore della nazionale maschile, ma non solo, anche parte in causa, no, di questo derby. Ne hai giocati tanti, ti dico io quanti, 38 in totale, sei nella top 3 di giocatori che hanno giocato il maggior numero di queste partite. Il Merano non sta giocando, non sta interpretando fino ad ora al meglio la gara, solo 7 reti contro le 12 di un Bressanone invece molto concentrato. Sì, è proprio un derby vero, perché le difese stanno lavorando molto e si vede anche il Merano per adesso sta facendo molto difficoltà in attacco, anche ha sprecato qualche tiro facile che in un derby così non si può lasciare. Secondo tempo ci si aspetta chiaramente una reazione del Merano, che lo ricordiamo ha vinto all'andata, forse sta soffrendo anche un po' la fatica della partita giocata contro Fasano solo pochi giorni fa? Ma non credo questo, io sono convinto, cioè il Merano adesso deve reagire, secondo me devono spingere anche un po' sulla seconda fase, sul gioco veloce, perché recuperare adesso 5 gol contro una difesa che veramente il Bressanone sta giocando bene. Hanno fatto qualche muro buono, collaborazione fra muro e portiere funzionava bene fino adesso, e penso che sull'attacco schierato faranno fatica. Adesso qualche gol in velocità forse potrebbe essere la chiave. Tu, Jürgen, naturalmente hai anche un occhio tinto d'azzurro, no? Tinto di nazionale, senza ombra di dubbio. In campo c'è Ratko Starcevic, che è senza dubbio attenzionato, no, per le partite contro la Slovacchia. Certo, lo stiamo guardando un po', perché lui è sempre un'ottima opzione per la nostra squadra. E lui si è preso 2-3 tiri, secondo me che lui li deve prendere. Ancora non è riuscito a segnare su questi tiri, però penso che deve continuare, perché i tiri da fuori ci vogliono e ci vuole un Ratko Starcevic per vincere un derby. Grazie. E allora, queste le impressioni di Jürgen Prantner, come dicevamo, uno che di queste partite ne ha giocata più di qualcuna. Vedremo come andranno i secondi 30 minuti da Bressanone e Merano, con gli ospiti di Brixen avanti 12-7 al termine del primo tempo. Tra pochissimo i secondi 30 minuti, a tra poco.
nuovo in diretta dal Palasport di Merano, il derby d'Alto Adige della 17esima giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano, punteggio di 12-7 in favore degli ospiti del Bressanone. Inquadratura per Milian Gagovic, il tecnico della formazione di casa, chiamata Pierluigi a reagire senza dubbio. Sì, purtroppo è stato un primo tempo sottotono rispetto a quello che è l'importanza di questa partita. Sicuramente grosso del merito è stato anche del Bressanone, che ha impedito, che ha innescato sia la manovra offensiva che è riuscita a scardinare la difesa avversaria. Bressanone che dovrà giocare ancora un minuto con l'uomo in meno per la sospensione temporanea con cui si era chiuso il primo tempo. Pavlovic, conclusione in corsa, non elegantissima nell'esecuzione ma efficace. Non elegantissima nella conclusione, in ritardo la difesa del Bressanone, il terzo difensore era un passo alla sinistra e chiaramente Pavlovic ha allungato il suo braccio sinistro ed è riuscito addirittura a incrociare il tiro. A testimonianza del fatto, insomma, che non aveva nessun tipo di difficoltà a poter fare quello che voleva. Chiaramente pagato la inferiorità numerica in quell'occasione. Certo. Il Bressanone si riprende a giocare con l'attacco della formazione ospite, che adesso ha visto comunque ridursi il proprio vantaggio ad appena 4 reti. Sader ha provato un passaggio, attenzione al contropiede però. Goffler può andare in uno contro uno, è contro tre giocatori del Bressanone, lo ferma Sader aggrappandosi al braccio, rischia anche qualcosina Sader in questa occasione, anche se comunque un fallo sostanzialmente pulito. Non ci ha creduto Goffler, probabilmente doveva andare fino in fondo, andare dritto come un treno avrebbe sicuramente portato a casa qualcosa, magari un'espulsione per 2 minuti, magari sarebbe stato, come dire, lasciato libero al tiro, ma non è stata secondo me una scelta saggia quella di fermarsi sui 9 metri. Starcevic spinto al momento del tiro, la sua conclusione parata da Fattner ma comunque sotto fallo. 9 metri con Pavlovic che si libera dalla marcatura, è ancora fermato dal fischio della coppia arbitrale. Protesta il Merano perché è stato un gol fotocopia, superato Dorfman sul suo lato destro. Larga la palla, attenzione a Rottensteiner, gli chiude la porta in faccia Fattner che lo ha letteralmente ipnotizzato stasera, non gli ha concesso nulla. Rottensteiner sta in questo momento, ha cambiato tiro, però è oggettivamente in grossa difficoltà in fase di tiro. Non so quali altre possibilità possa avere mister Gagovic, però Nenadic, la palla a destra, ancora Sader, Crespo, il giro di palla di Bressanone, cambio di posizione, Crespo si muove centralmente, cambia passo, uno contro uno, fallo di Branch che lo ferma con l'aiuto di Goffler, ha alzato adesso il ritmo della sua fase difensiva Merano che vuole completare una rimonta aperta in maniera timida però alla fine del primo tempo. Crespo, la palla per Nenadic, Castro che però non ha spazio, deve ripartire in palleggio, prova ad andarsene ma c'è un fallo con due giocatori di Bressanone doloranti a terra. Branci in un sol colpo ne ha fermati e atterrati due. Sì, c'è stato un groviglio di mani e gambe, vediamo, speriamo che non sia nulla di grave. Probabilmente si rialza Crespo che dunque dovrebbe restare in campo, mentre Nenadic è un po' più in difficoltà nella ripresa del gioco. E ora deve lasciare il campo, come recita il regolamento, una volta richiesto l'intervento del medico. 3 azioni, esatto. Seduto in panchina. 3 attacchi. 3 attacchi per l'esattezza. Da spettatore per Nenadic. Momento positivo per Merano che sta ricucendo lo strappo. Ha provato Castro che poi aveva tirato dietro la schiena un gol incredibile che però è arrivato dopo il fischio della coppia arbitrale che aveva già fermato il gioco, dunque tutto a gioco fermo. Il tiro e c'è ancora un muro. Si incaponisce Castro dopo quella doppia giravolta, il tiro carpiato.
e palla persa. Palla persa e riconquistata dal Merano. 3:42 trascorsi nel corso del secondo tempo, 33:48 complessivi in questo istante. Attacca Merano che immana la palla del possibile meno 3. Pavlovic va in uno contro uno, la lascia Slepcevic che prova con uno scavalcamento in maniera un po' però faticosa a liberarsi della marcatura della difesa avversaria. Fallo ai 9 metri, ha voluto palla Starcevic dalla linea, il suo uno contro uno, ancora fallo su Ratko Starcevic. Si riparte ancora dai 9. Brutta palla persa questa da Pavlovic. E il contropiede che porta la rete da parte di Crespo per il 13-8 da parte di Bressanone. Terzo gol per lui, ottimo l'impatto della partita da parte di Crespo, un giocatore estremamente volitivo che ha della grinta, fa della grinta la sua caratteristica fondamentale. E Bressanone è tornato a segnare con Merano che invece non ha avuto il killer instinct per riportarsi sotto in maniera significativa quando la partita lo richiedeva e quando soprattutto la partita lo stava concedendo, perché il Bressanone era calato di tono nei primi minuti della ripresa e Merano non ha avuto la prontezza di essere incisiva e di riportarsi sotto di 3. Sì, ha fatto tutto bene il Merano. Gol ora. In questo caso invece riesce a realizzare, ottima manovra corale che riesce a smarcare il pivot, non riesce ad intervenire Basic per evitare una sospensione momentanea per 2 minuti. È stato bravo Slepcevic a liberarsi sulla linea dei 6 metri, molta mobilità per lui, e ha segnato il gol del 13-9 che tiene lì le distanze tra le due squadre. Sader, Basic, ancora Basic, poi Crespo, l'uno contro uno cercato da Sader che prova a sfruttare il suo dinamismo, la sua esplosività, la rapidità di gambe per liberarsi della marcatura da parte della difesa avversaria. Ancora palla Bressanone, nuovamente Crespo che viene fermato però in maniera fallosa, allora si riparte ancora dai 9 metri. Grande Sader, lavoro di Gufler. Dentro la palla per un fallo nuovamente all'indirizzo di Brugger. Si è alzato il braccio del passivo, Matteo. Vediamo come si comporterà Bressanone, ci prova Basic. Ancora fallo, allarga le braccia Gagovic in panchina che vorrebbe il cambio di possesso, vorrebbe il pallone nuovamente nelle mani dei suoi. Il tiro e l'ultimo tocco è del muro, ancora palla nelle mani di Bressanone. Si sente il braccio caldo Crespo, si prende tanta responsabilità, non riesce a superare un muro alto. La palla per Basic, cambio di possesso, ha retto a lungo la difesa di Merano, è riuscita ad uscire con la palla in mano da questo passivo. Starcevic si libera dalla marcatura, la conclusione, Ratko Starcevic che fa impazzire il pubblico di Merano, rivediamo la sua conclusione. Uno Starcevic senza fronzoli, non particolarmente elegante, non particolarmente veloce, ma particolarmente efficace, usa tutta la sua potenza, tutti i suoi chili, tutti i suoi centimetri, scavalcamento, cose semplici, si mette fuori causa il suo diretto difensore, riesce a guadagnare la via dei 6 metri e da lì non sbaglia. E occhio al punteggio adesso perché Merano con calma, pian pianino, è tornata sotto di 3, ha riaperto la partita. Ranalter sotto la traversa, un killer. Passaggio quello di Crespo che è riuscito non lo so, una magia, un passaggio illuminante all'ala. Ma splendido anche questo passaggio tentato da Starcevic che aveva liberato Gufler che però era leggermente in ritardo su quel pallone e dunque ha dovuto ricominciare il Merano. 14-10 e tiro dai 7 metri per questo fallo ai danni di Darko Pavlovic. A proposito di efficacia, Pavlovic in questo momento fa tutto quello che riesce a fare, cioè trascinarsi dentro di voglia il suo diretto difensore, punito con un tiro dai 7 metri. Entra Bierer che ne ha già parato uno nel corso del primo tempo dalla linea, stavolta però non va Striker bensì Ratko Starcevic. Non credo scelga la via della finezza Starcevic. Tutto pronto.
Il tiro e la rete di Ratko Starcevic, massima efficacia anche in questo caso, la via della sicurezza per il 14-11. Due finte a tutto braccio, scaglia questa autentica sassata che si accomoda quasi sotto l'incrocio dei pali a destra della porta difesa da Vieira. La parata intanto dall'altra parte di Raffler, c'è spazio per il contropiede, Guffler può andarsene, Guffler, che parata incredibile, gli quella di Fattner, la porta in faccia. Mamma con mia. La mano di richiamo, che parata, superlativo l'intervento davvero maestoso Fattner questa volta per il 14-11. Si morde invece le mani Guffler, perché quello era il meno 2, letteralmente gettato al vento, palla che era stata riconquistata solo per un attimo da Brass, perché sfortunatamente il pallone gli è carambolato sui piedi. E allora si riparte con il possesso nelle mani di Bressanone. Nenadic, poi Crespo la butta dentro per Basic che si gira, tiro dai 7 metri, 2 minuti per Pavlovic, ancora una magia di Andrea Basic. Sì, prende la palla mentre prende la palla, è già pronto a girarsi, è già praticamente in area, gira letteralmente il suo diretto difensore. Ammonito intanto Gagovic sulla panchina del Merano, le proteste del tecnico meranese all'indirizzo della coppia arbitrale che gli sono costate un cartellino giallo. Castro dalla linea, sicuramente in questo momento sugli scudi entrambi i portieri, Fattner da una parte e Raffael dall'altra. Ma ora toccherà a Raffl, proprio a lui, esaltarsi su questa conclusione che finisce a rete. È il gol del 15-11. Intuisce, ma non riesce a bloccare questo tiro. Seguiamo l'attacco con Guffler. Possesso di Merano. Stricker. Giro di palla, ancora Stricker, poi la conclusione parata da Starcevic. Starcevic a tutto braccio, si è fatto ipnotizzare comunque da un'ennesima ottima parata di Fattner. Comunque pesano in questo momento gli errori al tiro del Merano, che sicuramente ne ha collezionati almeno il doppio rispetto a quelli fatti dal Bressanone. Ancora un minuto per il Merano in inferiorità numerica, extra player con Starcevic che gestisce questo pallone, lo cede a Stricker che si butta dentro, tiro dai 7 metri, si vede finalmente anche Stricker che per ora non era apparso nelle sue migliori condizioni, non è stata la sua miglior partita, ne ha bisogno e come, però il Merano questa volta tira fuori un 7 metri importantissimo. Questa è una brutta tegola per Bressanone, non ci vuole, si accendono gli animi. Nenadic, 2 minuti per protesta. Anche perché se sui falli di gioco tutto ci può stare, questo è quello che invece devi evitare, ovvero andare a protestare a decisione arbitrale già presa, a gioco fermo. Queste sono proprio sciocchezze, perché regali, continui a regalare superiorità numeriche agli avversari che sicuramente non ne hanno bisogno, soprattutto in questo momento che c'è l'inversione di tendenza. Starcevic glielo para però Fattner, che rimane vigile, attento, immobile fino alla fine, parata importante per mantenere lì su 4 reti il divario, la distanza. Secondo rigore parato, uno per ciascuno, uno per Fattner, l'altro per Vieira, e assolutamente sono stati, soprattutto Fattner è il migliore in campo per i suoi, perché ha ipnotizzato dei tiri molto molto difficili. Seguiamo questo attacco della Bressanone che gioca con l'extra player, il tiro di Basic, la palla poi deviata ancora dallo stesso Basic che è frenato addosso a Raffl. Il suo tiro, il primo tiro, era stato murato, poi lo stesso Basic si è avventato in maniera... Si è anche fatto male, perché vedo del sangue sulla mano di Basic. Sull'arcata sopraccigliare. Questa è la carica e l'adrenalina. Ha avuto la peggio Basic.
che è andato a scusarsi, anche se lo sguardo di Raffle era quello di chi non ha propriamente accettato le scuse. E lo stesso Basic deve ovviamente lasciare il campo per medicarsi. Sollecita l'intervento del suo staff medico perché scalpita, non vede l'ora di poter tornare in campo. Chiaramente con il sangue non si può tornare sul terreno di gioco, quindi bisogna cercare di tamponare il prima possibile. Eccolo, altrimenti là il Bressanone dovrà fare a meno anche di Basic, e in questo momento non è notte fonda, ma sicuramente le cose si complicano in casa brissinese. Starcevic per il tentativo di reazione, rincorso a lungo da Merano, che però non riesce poi, o almeno fino ad ora non c'è riuscito, a piazzare l'affondo significativo. Il tiro e la rete da parte di Dragan Sljepčević per tornare a tre reti, 15-12. Cose semplici, soprattutto in superiorità numerica: attaccare lo spazio, far saltare la difesa, il pivot in movimento taglia e si ritrova assolutamente da solo, quindi Starcevic non fa altro che accomodare questa semplice palla schiacciata al suo pivot, che ringrazia e ha 3 metri di spazio alla sua destra e alla sua sinistra, non può far altro che depositare la palla in rete. C'è la marcatura uomo adesso su Crespo, Sader scusciante tira fuori una giocata che significa ossigeno allo stato puro per Bressanone in un momento in cui la squadra di Kramer stava faticando, ma soprattutto era in inferiorità numerica. Tutt'altro che attenta invece la difesa, esatto, di Merano. La palla adesso gestita da Stryker, che si butta dentro e la palla resta lì, traversa e linea di porta, si salva Bressanone. Si salva Bressanone, sfortunato in Merano, ma soprattutto disattento. Anche questo un errore da non concedere, soprattutto a un Sader che ha della capacità di muoversi negli spazi stretti, ha come caratteristica fondamentale, quindi dovrebbe essere l'attenzionato speciale. La torsida brissinese sugli spalti, intanto attacca proprio Bressanone, Nenadic che è rientrato dopo i 2 minuti, dopo la sospensione temporanea. Dorfman, le sue finte, va in elevazione, lascia ancora Nenadic, che però deve andare in uno contro uno a contatto con Guffler, che lo ferma, 9 metri. Dorfman, Crespo si libera dalla marcatura, Dorfman ha spazio, la conclusione parata da Raffle, vediamo se c'è spazio per il contropiede, sì, attenzione al lancio, arriva la conclusione e il gol per accorciare da parte del Merano con Troyeroffer, che però è rimasto a terra dopo il contropiede, ha sbattuto la testa probabilmente. Sì, forse contro il piede del portiere, che è saltato e quindi slanciando la gamba ha impattato contro la testa dello sfortunato giocatore meranese, ma comunque che ha fatto la scelta migliore al tiro, perché ha utilizzato la giustezza rispetto alla potenza, soprattutto perché con la potenza fino a questo momento avevano avuto grossa difficoltà a superare un straordinariamente bravo Fattner. 16-13 il risultato, 3 reti sono quelle che continuano a dividere, a separare, a distanziare il Bressanone dal Merano. È entrato Campestrini adesso nelle fila proprio del Merano, che difende come secondo allo scacchiere difensivo voluto da Gagovic. Vedremo poi se sarà impiegato anche nella fase d'attacco. Ex di Bressano, uno dei giovanissimi della formazione veranese. Le finte di Nenadic, la conclusione, ha toccato in qualche modo Raffle e ora ha in mano la palla del meno 2 Merano. Eh sì, adesso Nenadic, la stanchezza si inizia a far sentire, si è abbassata anche un po' la difesa del Merano. Continua il Bressanone a fare a meno di Basic e quindi probabilmente anche i suoi terzini hanno meno spazio a disposizione, perché i blocchi sicuramente di un volitivo Brugger, ma sono probabilmente meno efficaci di quelli portati da Basic. Starcevic, c'è Sljepčević sulla linea e anche Campestrini, 2 pivot per il Merano quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di partita. Starcevic
La palla lasciata da Striker, poi ancora Starcevic, va lui in elevazione, palla da una parte, portiere dall'altra, è questo il ratto Starcevic che serve al Merano. Brugger si è fatto isolare, è rimasto troppo in alto, si è fatto superare due volte con un'ottima circolazione di palla, salta una volta a sinistra, una volta a destra e chiaramente Starcevic non può far altro che ringraziare perché si trova un'autostrada davanti. Time out, Bressanone. La remessa veloce, ancora non abbiamo fatto un passaggio del portero, di remessa veloce. Bene, andiamo a fare il passaggio. Vuole la rimessa veloce anche Crespo, è molto arrabbiato. Questa è la vera torsida, sugli spalti si accendono gli animi, è molto arrabbiato, contrariato il mister del Bressanone che chiaramente striglia i suoi e non può accettare queste leggerezze soprattutto in fase difensiva che facilitano di gran lunga il compito di un Merano che fino a questo momento ha avuto vita molto difficile nel superare la difesa del Bressanone. L'avevamo detto nel corso del primo tempo, se avevamo visto un Merano un po' appannato, beh, era solo un tempo, questo è un derby, tutto può accadere. Eccoci qua, un quarto d'ora da giocare, 16 Bressanone, 14 Merano, due reti, praticamente nulla, 0-0. Per usare una frase del calcio, tutto da rifare. Esatto. Adesso il tempo è fermo e il gioco anche, per rimpostare velocemente il timer della Palasport di Merano, dove gli animi, come dicevi in precedenza Pierluigi, sono caldi, decisamente caldi sugli spalti. Derby numero 64 nella storia tra queste due squadre. Attacco con Sader. Conclusione cercata in questo caso da Crespo, che è stato fermato però in maniera fallosa. 9 metri. Crespo, Nenadic, a sinistra c'è Sader, le sue finte. Ancora fallo. Sader, Crespo, c'è la segnalazione di passivo su questo nuovo attacco da parte del Bressanone, che però si allunga nei tempi ed è ancora sotto la spada di Damocle del passivo. Prova a sbrogliare tutto Crespo con questa conclusione dai 9 metri, parata da Raffl. Ancora Merano, ancora la possibilità di accorciare di nuovo sul meno uno. Quanto è importante questa parata di Raffl, che ipnotizza un Crespo che ha tentato la via della penetrazione. E allora Pavlovic per Striker con Sader, molto alto in difesa, praticamente una marcatura uomo la sua nei confronti di Striker. Va in elevazione Starcevic, che poi ha provato a scaricare su Pavlovic, c'è stato un fallo, 9 metri. Nuovamente Pavlovic, palla però gettata via e riconquistata da Merano. Goffo questo tentativo d'attacco di Pavlovic dalla linea, il tiro con estrema sufficienza, però questa volta Crespo e Raffl riesce a parare. Veramente inspiegabile questa scelta di tiro di Crespo, soprattutto in un momento così delicato. Tutti ci insegnano, si può sbagliare il tiro, ma non così, non in questo momento del match, non in una fase così delicata. È inspiegabile un giocatore così di esperienza, che ha messo tutta questa sua grinta a disposizione del Bressanone questa sera. Questo è un errore, come abbiamo detto in precedenza, è un errore blu, decisamente grave. Bravissimo comunque Raffl. E allora Starcevic, perché il Merano ha un'altra chance. Sliepcevic, in qualche modo una palla che sembrava persa, invece dalla pattumiera è riuscito a ritrovarla, a rifarla propria il Merano con Sliepcevic. L'attacco con Ratko Starcevic, il tiro murato, la palla torna lì, ancora una volta Sliepcevic che raccatta tutto quello che passa dalle sue parti, ancora possesso Merano. Provvidenziale Sliepcevic, che riesce a continuare
a mantenere il possesso di palla, è questo, e si trova la giusta soddisfazione, esatto, con questa rete magistrale, tutto il ben fatto coronato da questo splendido gol in tuffo. È tutto suo questo gol, se l'è meritato, se lo è sudato recuperando due palloni che sembravano persi, e poi ha segnato. Vistosa la fasciatura di Andrea Basic, che intanto è rientrato in campo in questo momento, non vuole fare a meno di lui il tecnico René Kramer, e siamo sul 16-15 al 48esimo. Il derby altoatesino non ha tradito le attese, tutto nuovamente in equilibrio. Attacco per Bressanone con il pallone gestito da Sader, che viene fermato in maniera fallosa. Si ripartirà dai 9 metri con Andrea Basic pronto a ridare il là all'azione d'attacco della squadra ospite. Le finte di Sader che va in uno contro uno, poi lo scarico per Nenadic che prova a cercare lo spazio anche lui, ma subisce fallo. Matteo, guarda che intensità in questo momento ha il Merano in difesa, com'è cambiata l'inerzia del match, quanta aggressività. Nenadic che anche trova spazio e va a segnare. Bravissimo il Bressanone invece, che comunque riesce a sbrogliare, non riesce, comunque non si lascia prendere dal panico. Si vede che è tornato Basic, perché gli spazi per i terzini sono, guarda caso, aumentati. 17-15, ancora una boccata d'aria fresca, quella che Nenadic porta in dote al Bressanone. Le finte di Starcevic dentro su Slepcevic, che si gira magistralmente e va a segnare anche due minuti per Basic, che ha trattenuto oltremodo l'avversario quando forse andava lasciato tirare. Eh sì, è rimasto da solo a lottare contro il pivot, e quindi Basic l'ha strattonato in maniera vistosa, addirittura non so se è passato dentro l'area, forse sì, quindi insomma ha commesso una serie di irregolarità che gli sono costate la sospensione momentanea per due minuti. L'ennesima con cui il Bressanone deve fare i conti. Solita soluzione del sesto giocatore di movimento, l'extra player, in questo caso Dorfman, che ha sostituito Fatner. Sader per Ranalter. Castro. Una serie di incroci per provare a far muovere la difesa di Merano. La palla a sinistra, c'è Sader che va in uno contro uno. Sader prova a fare tutto da solo, subisce fallo, lo tiene Branch con l'aiuto di Andreas Stricker lì nel mezzo a completare la coppia dei terzi difensori nel cuore della 6-0 di Merano. Sader, spazio per la conclusione in appoggio, insidiosa, parato Raffle. Eh sì, cerca di battere tutti sul tempo, riesce a bucare le mani del muro della difesa del Merano, ma non a superare un attento Raffle sul suo palo di competenza. Starcevic, e questo è il pallone per provare a pareggiare. 9 e mezzo alla fine. Starcevic va in elevazione, Pavlovic la finta a comprare il giornale, la difesa di Bressanone. Darko Pavlovic, quando più serviva al Merano, tutto da rifare. 17-17, micidiali questi incroci tra Starcevic e Pavlovic, stanno fraseggiando in due oramai da un bel pezzo e i risultati sono vistosissimi. Starcevic ha fatto 4 gol, che è comunque un ottimo bottino fino a questo momento, mentre Pavlovic idem. È completamente cambiata però la carica emozionale della partita, che adesso è nelle mani del Merano. Pavlovic, il tentativo di reazione che passa per il tiro di Ranalter, che dalla sua posizione mette tutto quello che c'è da mettere e ridà sicurezza ai compagni. Eh sì, Ranalter in questo momento era, e questo è ossigeno puro, questo gol. Il Bressanone aveva bisogno di smuovere il tabellone. Attacco con Starcevic, 8 e 20 alla fine della partita. Sale la difesa del Bressanone. Starcevic, ma che gol è quello di Ratko Starcevic, in caduta, spinto, completamente scordinato all'incrocio dei pali. Fatner può soltanto raccoglierla in fondo al sacco. Dicevo, è salita la difesa del Bressanone forse un po' troppo, perché Starcevic ha trovato, ha visto il buco e ci si è infilato tagliando tutto il campo da terzino sinistro, andando a tirare in caduta quasi da terzino destro dai 6 metri, come hai detto giustamente tu, in oltre che precario equilibrio. C'è il cambio tra i pali per Bressanone perché è entrato Virer, ma intanto attacca la squadra di Kramer con il fallo su Crespo.
le energie qui iniziano a scarseggiare, soprattutto ai danni di Crespo che sta faticando un po' a trovare la brillantezza delle fasi iniziali. Rischia i passi, anzi no, li commette. Vediamo se c'è spazio per un contropiede. Sì, Guffler, Guffler va lui, rete di Hannes Guffler e il Merano è avanti 19-18, la partita ha completamente cambiato faccia. Questo è il derby Alta Tesino, signore e signori. Per chi credeva che fosse tutto finito nel primo tempo con un vantaggio rassicurante, intanto continuano gli scontri, i colpi proibiti. Ma anche questo sta nella tua affermazione, questo è un derby, no? E anche questo scontro di gioco vale tutto, fa parte del gioco. È finito a terra Basic con il gioco fermo, nonostante, si ripartirà dai 9 metri. Nonostante Basic sia incerottato, ma non ha paura di niente, anzi non ha assolutamente tirato i remi in barca. Continua ancora più di prima ad utilizzare la sua aggressività, a buttarsi dentro a testa bassa per cercare di trafiggere la difesa meranese, come in questo caso. Ancora una volta lui, immediatamente dopo i 9 metri con un'azione solitaria, voleva lo sfondamento Gagovic, ma si continua a giocare. Crespo che va in uno contro uno, poi la palla per Basic, la finta di Basic, lo sfondamento stavolta arriva, cambio di possesso, è mancata la lucidità. Basic ha superato la linea rossa, no, che lo separava dalla voglia di far bene, dalla estrema eccessiva foga. Eh sì, evidentemente la sottile linea che separa la fretta dalla velocità, ma probabilmente in questo momento si è appannata un po' la vista, anche perché in posizione da centrale, ha cercato di far girare la palla, poi si è preso un tiro senza ritmo, quasi di frustrazione. Striker con un incrocio per Starcevic, poi la palla per Pavlovic, il tiro tocca soltanto Vierer che non riesce a deviare. 20-18, rivediamo nel replay il gol, mentre intanto dall'altra parte prova subito a reagire il Bressanone. Il tiro di Basic, pallone che tocca la traversa, ma c'è stata una deviazione da parte della difesa di Merano che potrà ancora gestire la palla Bressanone. C'è il time out. Power up Merano, tutto sta girando per il verso giusto, è cambiata l'inerzia del match completamente in favore dei padroni di casa. Il time out lo ha chiamato Kramer, che spende qui la sua seconda e ultima interruzione della partita. Basic, via! Oh, ok, Dani, Sergio, Felix, Mille, Sex, Ross, via l'alba! Vuole utilizzare i blocchi di Basic a pivot per cercare di rompere le maglie di una strettissima difesa meranese, cercando così i gol in penetrazione. Cerca la sicurezza in questa fase del match, non può non fare gol. Eh sì, è obbligata a segnare la formazione di René Kramer, perché si è maledettamente complicata la partita. 20-18 in favore di Merano alla Sport di Merano quando mancano 5 minuti e 45 secondi alla fine della partita. Extra player. Extra sì. Player in 7 giocatori d'attacco, doppio pivot, quindi utilizza due pivot per tenere bassa e per bloccare la difesa del Merano. Nenadic, Crespo a destra, ancora Nenadic, Castro che però non ha spazio, allora si torna nuovamente dal croato, la palla larga, Ranalter, intervento pazzesco di Raffle. Che parata di Raffle, in tuffo, un gatto, questa è stata una parata assolutamente provvidenziale, probabilmente in uscita ha offerto il primo palo, ha accelerato il tiro sulla conclusione sul primo palo, ma poi è lì che con un colpo di reni si è tuffato Raffer, ipnotizzando e deviando la palla sul fondo. Si è spenta la luce in casa Bressanone, anche perché sulle candele
che la tenevano accesa, ci ha soffiato una per una Christian Raffl fino ad ora. Attenzione dall'altra parte alla conclusione di Rottensteiner, che però continua a sbagliare. Eh sì, serataccia per lui. Castro, il pallone nelle mani di Nenadic, che però viene fermato fallosamente da Stricker. Ancora Castro, prova ad alzare il ritmo, il Bressanone però deve operare i cambi attacco-difesa, ancora con l'extra player, ancora alla ricerca del gol, 4 e mezzo, anche meno, alla fine della partita, l'uno contro uno di Crespo, che però sembra accusare un pochettino, come dicevi tu, la fatica, anche perché ha trascinato la squadra per 56 minuti. Nenadic, il tiro, ancora una volta Raffl che si abbassa e para. Dicevamo che questi portieri possono fare la differenza, soprattutto sull'onda dell'entusiasmo, e questo è il caso di Raffl. Entusiasmo, energia, adrenalina pura trasformata in positività, e la sua squadra ringrazia. 4 alla fine, e segnare il più 3 per Merano sarebbe mettere una seria ipoteca sul risultato finale della partita. Time out di Gagovic. Andiamo stupe out destra primo. Ok. Primo qua, primo e secondo. Va bene. Darko, largo, Lucchi largo, Ratko attacchi qua. Se dopo non funziona, raga, rimane qua, andiamo largo. Largo per me, vai. Per la difesa dobbiamo. Pippo entra a posto di Fabia. Pippo non può prendere palla, soprattutto non di Agonaria. 4 minuti arrivati. Facciamo un punto. Vai. 4 minuti alla fine, 20-18. Attacco del possibile più 3 per Luigi. Quanto pesa questa palla per Merano? Questa palla pesa tantissimo, ma sicuramente pesa un po' meno perché hanno dalla loro una positività e il pallino del match che fa vedere tutto probabilmente con altri occhi. È tutto più chiaro, è tutto più limpido, mentre è tutto più appannato, è tutto più offuscato in casa del Bressanone, che deve necessariamente difendersi, serrare le fila su questo attacco che abbiamo visto estremamente organizzato nei movimenti da coach Gagovic in questo time out. Stricker, la palla per Starcevic che va in uno contro uno. Ratko Starcevic incrocia meravigliosamente per il 21-18. Replay per la rete. Intanto Castro dall'altra parte, pallone che termina al lato. Errore, e questo sì che pesa quanto un macigno sulla partita di Bressanone. Continua a far male Starcevic, che riesce a superare sul lato sinistro un Nenadic non particolarmente reattivo sulle gambe. Una volta che l'ha superato, lascia partire questo tiro incrociato che non lascia scampo all'incolpevole Vieirer, mentre dall'altra parte Crespo sbaglia. Adesso marcatura uomo praticamente a tutto campo per la difesa di Bressanone, che ha necessità di recuperare questo pallone. Starcevic ancora un tiro, poi la raccoglie Pavlovic, e questo significa averla quasi messa in ghiaccio. 22-18. Beh, non l'ha messa in ghiaccio, ma ha aperto il freezer senza dubbio il Merano. Continuano a palleggiarsi gol, 6 gol per parte, 6 per Starcevic, 6 per Pavlovic. Quando non c'è uno, c'è l'altro. Castro, il tiro, Raffl ha abbassato la saracinesca. Vogliamo dare un nome a chi ha spostato l'ago della bilancia, dell'inerzia di questa partita? Uno su tutti, Raffl. Letteralmente provvidenziale, monumentale, Christian Raffl in questa rincorsa, questa rimonta, questo sorpasso da parte del Merano, che adesso però deve difendersi da questo contropiede. Riesce a segnare con la mano sinistra, peraltro Crespo completamente scoordinato, ma è riuscito comunque a mettere il pallone nell'angolo alto. 22-19, c'è ancora tempo per sperare, 2 minuti esatti alla fine della partita per il Bressanone. Pavlovic sfugge via, il tiro ha parato Vierer. Pallone ancora però nelle mani di Merano, perché la palla è terminata oltre la linea laterale. Chiaramente si alza la difesa del Bressanone, deve rischiare qualcosa, deve affrettare i tempi, deve recuperare questi 3 gol, deve sperare nel miracolo. 58-18. Vince!
Pallone in mano al Merano. Starcevic. Cambio di posizione, gestisce lui il pallone. Poi c'è Branch. Ancora Starcevic. Le finte di Striker. Pavlovic che finisce a terra, si fa atterrare con intelligenza per far correre via i secondi. Non ha fretta il Merano. Assolutamente no. 1 e 15 da giocare in questo istante. C'è ancora un fallo. Si fa fermare tranquillamente anche Striker. Vuole il passivo ovviamente il Merano. Giocano con il cronometro. Pavlovic, nuovamente fallo. Ultimo minuto con il punteggio che dice 22 a 19. Starcevic, la conclusione parata da Vierer, vediamo se c'è spazio per andare in velocità, ci prova Sader che riesce a girarsi, la conclusione che contropiede, 22 a 20, grande giocata, sì, questa di Sader che è stato molto bravo, anche se con 45 secondi il Merano adesso deve avere la lucidità di gestire con intelligenza questo possesso per non dare ulteriori chance e finire nel caos il finale di partita. Ma la palla è stata recuperata, attenzione, c'è la possibilità con Castro, il tiro e arriva il gol. 22 a 21 con 20 secondi da giocare. Che con emozione. Estrema calma il Merano. Starcevic, marcatura uomo ovviamente a tutto campo, un gol a dividere le due squadre. C'è l'attacco cercato, palla ancora in mano al Merano, gioco fermo, due minuti per Pavlovic, anzi no, per Nenadic. Per Nenadic. Spinge, accentua la caduta, la spinta c'era, probabilmente non era così forte, così veemente, ma comunque due minuti, spinta laterale. 5 secondi sul 22 a 21, è tutto in piedi il pubblico di Merano e ovviamente il Merano adesso deve solo far correre via questi ultimi istanti che la separano dalla vittoria del 64esimo derby al Toatesino. Il Merano vince 22 a 21 in rimonta, recuperando, soffrendo, faticando, ma con grande cuore porta a casa una vittoria fondamentale nella lotta a salvezza. Gioia incontenibile in casa dei giocatori del Merano, disperazione assoluta in casa di quelli del Bressanone, avevano l'inerzia del match, si è sentita l'aria che era cambiata all'ingresso degli spogliatoi dopo all'inizio del secondo tempo e pian pianino il Merano, complice i gol di Striker e di Pavlovic e le super parate di Raffaele, è riuscita pian pianino a rosicchiare, ad invertire l'inerzia del match e a portare a casa questi due punti assolutamente preziosissimi. Merano che vince 22 a 21 il 64esimo derby d'Alto Adige. Il Bressanone invece, per Luigi, si rammarica, come dicevi tu, perché aveva nelle mani la partita dopo il primo tempo. È una squadra che fallisce, possiamo dire, l'ennesima prova di maturità e lo ricordiamo, dovrà farsi trovare pronta alla Final Eight di Coppa Italia. Era molto curioso come a che punto era arrivato il Bressanone, perché adesso dovrà confrontarsi con le grandi di questo campionato e probabilmente ancora pecca un po' come solidità a livello di identità, non è ancora il killer instinct che gli permette di fare questo salto di qualità per poter entrare nel di diritto e a tutti gli effetti nel gota della pallamano italiana. Merano invece sale a quota 14 punti, aggancia proprio Bressanone in classifica, anche se Bressanone ha una partita in meno, dovrà giocare contro la formazione della Junior Fasano in un campionato di Serie A1 maschile che continua a regalare grandi emozioni. Peraltro la Junior Fasano, lo ricordiamo, ha centrato una vittoria preziosissima contro il Cassano Magnago, ha vinto 28 a 22, si è rilanciata con forza nella lotta che porta ai playoff scudetto, che porta al quarto posto, ennesima conferma, mentre vediamo le bellissime immagini che ci arrivano qui in diretta da Merano. Conferma, dicevo, l'equilibrio assoluto di questo campionato. Queste sono immagini che fanno bene a questo sport, pelle d'oca, energia positiva all'interno di questo palazzetto, tutti che gioiscono, filo diretto tra pubblico e giocatori in campo. Questa sera a Merano si festeggerà. Eh sì, si festeggerà alla grande, finisce così dunque, vince il Merano 22 a 21 e dalla Palasport di Merano è davvero tutto. Da Matteo Andamonte,
è Pierluigi Di Marcello. Un grande grazie per essere stati con noi, l'augurio è quello di sempre, buona pallamano a tutti e buon proseguimento con i programmi di Sport Italia, alla prossima. Spina.